Buongiorno a tutti, buon venerdì e soprattutto buona festa del papà. Oggi, in onore della festa del papà, appunto, volevo farvi vedere un'applicazione con la Tattoo 2.1, che è il transfer, quello per tatuaggi temporanei. In un video passato l'avevo fatto vedere con una stampante normale, c'era magenta, giallo e nero. Oggi volevo farvelo vedere con una grafica che ho fatto per la festa del papà, con la stampante che è anche toner bianco. La carta tattoo 2.1 è composta praticamente da due fogli. Uno è il foglio transfer e l'altro è il foglio colla. Ok? Solitamente si può stampare in qualsiasi stampante laser a colori. Chiaramente, se ho il vantaggio di avere anche toner bianco, posso fare anche sfumature con il bianco. Ma questo è un inciso. Quindi vi faccio vedere subito la grafica che ho realizzato con lo Space Control 3.1, che è il software di gestione della stampante che ha anche il toner bianco. Quindi ho preso questa grafica, ok, best dad ever, best son ever, best daughter ever. Qui vado a settare Tattoo 2.1. Automaticamente lo Space Control crea l'immagine speculare. In questo caso io vado ad aggiungere stampa bianco e limite bianco attivo. Ok? In questo modo io stamperò il bianco solamente dove mi serve, perché appunto voglio farvelo vedere anche con il toner bianco. Lancio la stampa e torno praticamente live. Ok, quindi torniamo a noi. Adesso il mio faccione l'ho tolto e ho stampato praticamente la carta. Ok, la carta praticamente è dermatologicamente testata, quindi non ci sono problemi. Devo andarla ad accoppiare con il foglio colla. Ok, quindi prendo il foglio colla, ok, mi sono dimenticato la spatola. Prendo il mio transfer. Come sapete, dietro tutti i transfer dei Magic Touch ci sono i loghi, quindi non ho la possibilità di sbagliarmi sul lato che devo stampare. Lo posiziono sul foglio colla e a questo punto non faccio altro che andare a spatolare con una spatola normale per togliere tutte le bolle d'aria. Ok? Ho detto, vabbè, facciamo questo tatuaggio, così stasera lo porto a casa a mio figlio e si diverte. Quindi in questo caso prendo il mio, con la forbice vado a ritagliare grossolanamente il tatuaggio. Ok, quindi ho ritagliato praticamente il mio tatuaggio. Adesso non faccio altro che togliere la pellicola trasparente. Ok, posiziono il mio tatuaggio sul braccio, di qua o di là? Ma di qua. Ok. No, stavo pensando della parte della scritta. Prendo un strofinaccio, in questo caso io ho un asciugamano, lo bagno con un pochino d'acqua, ok? Quindi c'è la mia tazza, lo bagno con un pochino d'acqua e bagno tutto
il retrocarta della Tattoo 2.1. Ok, chiaramente avrei dovuto depilarmi, ma voi mi perdonerete. Una volta che ho fatto questo, basta, ho il tatuaggio realizzato con anche il toner bianco. Ok, best ever. Adesso ne ritaglio uno, due, tre, in base ai figli che voi avete. E potete farlo per vostro figlio, vostro figlio, vostra figlia, o anche per la mamma, perché anche la mamma è importante, insomma. Ok, quindi carta tattoo 2.1 è la carta per tatuaggi temporanei. Ok, come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Vi auguro ancora buona festa del papà. E ci vediamo alla prossima. Buon weekend. Grazie, ciao.